Con un ospite per me almeno speciale, Gianni Morandi, perché tu funzioni nome e cognome, Gianni Morandi. Per fortuna succede. Facevi il primo violino? Ah, sì. Il primo facevi? Sì, addirittura, capito? Qualcuno si sarà sbagliato forse. No, no. La potenza descrittiva dei versi di questo disco, e mi riferisco in questo caso al primo verso di Ermeneutica, eiacula precocemente l'impero, che questo è proprio di Sgalambro. Descrittiva da morire. Fantastico. Tra un utilizzo corposo anche degli archi, io non posso fare a meno di farci caso. Giusto. Una nuova elettronica, cioè un equilibrio mi sembra molto leggero e garbato tra questi due elementi che potrebbero sembrare invece in contraddizione, ma non lo sono affatto. Sì, perché non me la sento di rinunciare alla tradizione, questo quasi non l'ho mai fatto. Nasce da meccaniche divine. Ok, io ti ringrazio. Grazie tantissimo. A te. Sono stata molto bene, devo dire, in questi 10 minuti. Te lo dice un regista, dovresti anche far del cinema, probabilmente. Lo facciamo insieme, magari. Ron, thanks. Thank you. Thank you very much. By the way, are you coming to the concert tonight? Yeah. Okay. Roland. Nevermind fu il loro primo disco. Vendette 5 milioni di copie e fu un successo straordinario. In Nirvana, alfieri dello stile grunge, dopo aver tentato il suicidio, il cadavere di Kurt Cobain. Registrato dal vivo a Osaka e Tokyo nell'ottobre 2002, si sviluppa in una suite improvvisata, trovando così una struttura propria assolutamente convincente. Vintage, ma non li dimostra. Ti riferisci a te o ai pezzi? Questo è un bel complimento per me. Red Hawk e il Team Tour per la seconda tappa di questa kermesse canora a Trieste, dove la musica italiana la fa da padrona. In questo mondo di ladri. Comunque stasera il vento c'è, eh? Io poi ci litigo con lui perché cerco questi ultimi capelli di sistemarli, e quindi me li scompone tutti e lo odio. Vi faremo anche questa volta assaporare l'atmosfera del backstage. Sì, prova, ah, sì. Buonanotte. C'è il concerto dell'orchestra di Piazza Vittorio. Noi siamo con Mario Tronco, un po' uno degli artefici, perché non sei proprio l'unico. Siamo una sorta di responsabile, ma non l'unico artefice di questa orchestra. No, assolutamente no. Io ho partorito l'idea, ma la realizzazione è merito di una pletora di persone, cioè, che è un'associazione. Pletora è molto bello. Ti ringrazio. An Englishman in New York. Yes. Bill Rowland. I'm in Rome now. Parleremo infatti di Vinicio Capossela, di Giorgio Gaber, teatro canzone in questo caso. Sei bellissima. Lo so, grazie. 1941, Fernanda Pivano, su suggerimento di Cesare Pavese, ne fa una prima traduzione italiana. 1971, Fabrizio De André pubblica Non al denaro, non all'amore né al cielo. La banda dei carabinieri è allietata da una presenza femminile, Vanessa Cremaschi. Leggeva i comunicati stampa e se me lo chiedevano, il fatto che tu sia incuriosisce. Sentite incuriosita, cioè, incuriosisce. Interessante. Arezzo non è un festival rock come tutti gli altri, un semplice festival di grandi dimensioni, ma è proprio il centro di quelli che sono gli umori e le evoluzioni della cultura giovanile in Italia. Ma il Roma Europa Festival è anche un'occasione importante per vivere in maniera artistica la città di Roma. In video ci sono vinili trasparenti e macchinine colorate. Difficilmente tradisco un po' di emozione, ma non ne posso fare a meno, perché sto per introdurre, non so, la chiamo maestro? No. Antonello Fabri. Antonello. Posso farti una domanda? Prego, ti risponderò.
Redoc è a Bologna per incontrare Lucio Dalla e per la partecipazione di Lucio. Ciao, ciao. E grazie per averci ospitato. Pippo, è bellissimo. Io vedo nei tuoi occhi, tra l'altro, proprio l'amore che hai. No, io li adoro. Io li amo veramente. Gente che rispetto ed amo perché hanno dato molto alla musica, molto a noi e poi avevano un sentimento di partecipazione negli spettacoli che oggi si è perso. Quando uno ci regala la musica è sempre speciale. Facciamo così, no? Ciao! Oh, mi raccomando, eh! Come si chiama il disco? Il disco si chiama Per Amore. Brava, vabbè, sei ferrata, regali, sei scusami. Ferrata. Per Amore, per Amore, per Amore, direi Luttazzi.